Benvenuti a tutti quanti a questo dodicesimo appuntamento con Danzare con la Tempesta. Sono molto contento di avere qui Francesca Tuzzi e Rodolfo Carone, che sono due operatori olistici, esperti di shiatsu, taoismo, sciamanesimo una, reiki e tecniche di riallenamento e riallineamento energetico. Sono master in diversi stili di reiki, specifichiamo, tra cui Gendai, Komyo, Takata, Karuna e Tibetano. Correggetemi la pronuncia se è stata errata. Insegnano il Reiki con passione da molti anni, ma sono profondi conoscitori di diverse altre discipline. Come dicevo, appunto, lo shiatsu, le tecniche taoistiche, lo sciamanesimo una e le tecniche di riallineamento energetico. Sono anche curatori di un libro che si intitola Water for Unity, pubblicato da Amrita Edizioni, e il loro libro, Il Reiki, Ritorno alle Fonti. Stavolta l'ho detto giusto, visto che nel posto ho deciso stamattina così di cambiare il titolo, non so perché. E sempre pubblicato da Amrita Edizioni. E poi hanno scritto un altro libro che si intitola Ho'omana, il grande libro di Una, lo sciamanesimo hawaiano, che non ho ancora, ma che prima o poi, molto più prima che poi, vorrei leggere, edito da Edizioni Punto d'Incontro. E ovviamente molti altri testi, se fate una ricerca li trovate, sono due autori che molto ricchi, che producono tanto. E sono molto felice di averli qui a questo incontro perché fanno un po' un cappello a tutto quello che è stata la rassegna di conferenze fino ad ora. Siamo partiti con delle radici molto scientifiche, con la dottoressa Beccarelli, Silvia Di Luzio, Daniela Muggia, Emiliano Toso, per poi procedere con un flusso più spirituale, sciamanico, fino ad arrivare all'olismo che contiene tutto, che è una forma di medicina naturale, no? Se così possiamo dirlo, anzi possiamo, come? Bene, quindi benedico questo nostro incontro, come faccio con tutti gli altri, affinché sia di beneficio per tutti gli esseri del creato, per la terra e per tutte le nostre relazioni. Grazie Rodolfo e Francesca. Spengo il Grazie. video. Grazie. Grazie. Bene, quindi immagino ci hai passato la palla. Sì? Bene. Se Buonasera a poi tu hai tutti. domande, nel senso, nel corso di quello che noi diciamo, facile pure, ecco. A Sì, noi sì. piace, se qualcuno magari se ritieni che c'è qualcosa di interessante, eccetera. Sì, Grazie. se qualcuno vuole già fare delle domande, che conosce, ha già degli argomenti specifici su cui vuole improntare o che vuole chiedere ai due autori, per me è assolutamente lecito, quindi potete aprire pure già la possibilità, possiamo aprire già la possibilità di fare domande. Certo, anche perché siamo qua proprio a vostra disposizione, no? Nostro obiettivo quando siamo stati invitati da Alberto e da Amrita, che ringraziamo veramente per questa grande opportunità, è stato proprio quello di metterci al servizio per riuscire ad introdurre o ad accompagnare comunque le persone attraverso questo momento così di tempesta. Quindi si potrebbe parlare veramente di tantissime cose, anche all'interno del Reiki, che insomma più o meno è l'argomento che ci è stato richiesto quest'oggi, ma vale la pena che questi concetti che noi esprimiamo possano essere di utilità per chi ci sta ascoltando in questo momento. Quindi siamo veramente a vostra disposizione. Noi comunque abbiamo preparato un qualcosina che poteva essere simpatico e molto pratico soprattutto. È un periodo questo che ci ha colto quasi tutti un po' impreparati. Immagino che nell'arco di queste giornate tanti altri relatori abbiano parlato un po' di quello che sta accadendo. Qua noi non ci dilungheremo molto, anche perché crediamo che ognuno abbia già si sia fatta la propria opinione in merito e decida anche a che fonti rivolgersi e come affrontare questo periodo. Sicuramente è simpatico il titolo che è stato dato a questa diciamo rassegna, perché va a riprendere un po'
una visione che noi stessi abbiamo imparato attraverso i nostri studi del Reiki, di questo momento così agitato, come può accadere appunto all'interno di una tempesta. C'è un'immagine che viene passata da Hiroshi Doi, che è il fondatore del sistema Gendai, che noi portiamo avanti qua in Italia principalmente, oltre agli altri che tu hai citato prima, Alberto, e, in cui lui parla proprio di dell'obiettivo finale del Reiki, che dovrebbe essere quello di raggiungere il cosiddetto Anshin Ritsumei, cioè uno stato di mente calma e pacificata, così viene tradotto solitamente. Quindi lo scopo del Reiki è proprio quello di raggiungere questo Anshin Ritsumei, che non significa tanto uno stato di beatitudine improvviso e fugace, ma costante, nonostante i problemi, nonostante ciò che ci capita nel quotidiano. Questo nostro quotidiano attuale è parecchio particolare, diciamo così, è parecchio agitato, c'è molto trambusto, c'è molta confusione e c'è sicuramente la necessità di fare ritorno un po' a quella pace, a quella quiete. Come? Hiroshi Doi faceva questo esempio della barca che si trova sulla superficie di uno dei meravigliosi e vasti laghi del Giappone, in cui ad un certo punto cominciano ad agitarsi le acque. E lui dice: in superficie è difficile trovare una stabilità, per farlo dovrei scendere in profondità e là andare a ripescare quella che è la mia pace. Quindi quel semino che è piantato dentro di me e che mi fa tornare verso il mio centro. Un'altra bella immagine che mi piace così rispolverare è quella della ruota. Quando la ruota si mette a vorticare, se siamo alla sua estremità, quindi sulla sua circonferenza, il rischio è che durante la velocità noi cominciamo per la forza centrifuga rischiamo di venire scagliati verso l'esterno. Ecco che più noi invece ci avviciniamo al mozzo, la parte centrale della ruota, e più manteniamo la nostra stabilità. Ecco, questo un po' è l'obiettivo con cui noi anche cerchiamo di portarvi quest'oggi un piccolo, diciamo, insegnamento che viene contemplato nel Reiki, che non è tanto conosciuto a dire il vero. Tanti appassionati conosceranno i 5 principi, pochi credo conosceranno invece i 5 oggetti cosiddetti, che sono una bella visione che ci è stata fornita dalla signora Kimiko Koyama, che è stata presidentessa della Usui Reiki Ryoko Gakkai per lungo tempo e che ha lasciato proprio delle chicche. Queste chicche per noi sono molto attuabili proprio in questo periodo, soprattutto. Si chiamano proprio 5 oggetti, quindi perché oggetti? Perché così come nel nostro vissuto, gli oggetti sono quelle cose che ci facilitano la vita. Quando? Quando li utilizziamo. Quindi devono avere una loro applicazione pratica. A me, Rudy, piacciono molto le cose pratiche. Poca teoria, che serve sicuramente per introdurre un argomento, ma c'è necessità poi di agire anche, di applicare, di toccare con mano e ottenere anche dei risultati. Questi spero che vi piacciono e che possiate in qualche modo anche voi applicarli nel vostro quotidiano, nella vostra vita. Cinque oggetti sono proprio degli strumenti. Questo discorso dello strumento ritornerà in questa visione che poi andremo a vedere. Avete domande fino a qui? Intanto fatemi casomai un cenno, che sennò io vado avanti spedita. Vediamo se qualcuno appare, sennò io continuo. Ma per ora no. Benissimo, ok, buttavo un occhio, va bene. Allora, il primo oggetto sono accoppiati di solito, quindi in realtà ce ne sono 10, non solo 5. Corpo e salute. Noi scendiamo, diciamo così, ci incarniamo in questa vita grazie ad un corpo, quindi abbiamo una struttura attraverso la quale possiamo muoverci nel mondo. Si dice che
l'energia per manifestarsi ha bisogno di una forma, così come per l'energia elettrica o la luce c'è bisogno di una lampadina, un cavo e un interruttore affinché si possa proprio manifestare ed esprimere. Allo stesso modo anche noi come esseri umani per esprimerci abbiamo bisogno di una struttura. Ecco, quello che ci viene data in dotazione è un corpo che ha una grossa qualità, cioè ce n'è diverse a dire il vero, però il corpo è fatto in un certo modo, quindi è così com'è, si trova in un luogo specifico, qui, e in un tempo specifico, che è ora. Quindi la mente può spaziare e andare nel passato o proiettarsi nel futuro, ma il corpo è quella struttura che in questo momento ci consente di essere presenti, o perlomeno si muove nella realtà e trasporta il messaggio di chi noi siamo. C'è un buonissimo strumento che ci consente di entrare in contatto con il nostro corpo ed è un meccanismo che per fortuna è automatico, perché altrimenti l'umanità si sarebbe estinta già da parecchio tempo, che è il respiro. Quindi il respiro è quello strumento che ci permette di riportare la nostra attenzione al nostro corpo, di ritornare in tempo presente, in quel famoso qui e ora che viene nominato in tante filosofie, in tante tradizioni di tipo olistico, come dicevi tu Alberto prima, perché questa visione proprio olistica è tipica anche e soprattutto di tutte quelle filosofie, culture, tradizioni orientali soprattutto. Quindi questa visione anche della salute è intesa proprio a 360 gradi. Quindi non solo il corpo fisico, attraverso il quale con una buona respirazione possiamo riportarci in tempo presente, prendendoci cura di noi, attraverso anche l'assumere una postura che veicoli un certo tipo di informazione, ma più noi ci prendiamo cura, non curiamo, ma ci prendiamo cura, che è qualcosa leggermente di diverso, ecco che possiamo mantenere questo corpo in salute, non solo attraverso qualcosa di fisico, di diciamo tangibile, ovviamente attraverso quello che noi mangiamo, come respiriamo, l'acqua che beviamo, l'attività anche fisica che noi facciamo, ma più in generale ce ne prendiamo cura anche grazie ai nostri pensieri, alle emozioni che lo albergano e a quel qualcosina di più, livello che potremmo definire energetico o anche spirituale, dove per spirituale ovviamente si intende qualcosa che esula da questa realtà materiale, che non è associato ad un discorso di religione, ok? Ma a una connessione profonda con la vita e con quella che è l'informazione della vita che permea tutte le cose. Ecco che un corpo in salute è un corpo che è nutrito da buoni pensieri, da buone emozioni, da un buon contatto con la vita, cioè rendersi conto che siamo vivi, già quello ci fornisce una sensazione interiore che ci permette di cambiare l'informazione con cui noi ci muoviamo nel mondo. Abbiamo notato soprattutto in questi giorni che fioccano su internet consigli su come mantenerci in forma, in salute, molto più di prima, no? Sembra, perché quasi è come se ci avessero messo in una prigione e ci venissimo obbligati ad avere la nostra ora d'aria, no? Perché magari sentiamo che questa cosa ci manca. E tutto sommato abbiamo riportato un po' attenzione anche a questo aspetto.
È vero, abbiamo bisogno di tenerci in movimento, di tenerci in salute, ma non solo a livello fisico, a 360 gradi, quindi anche con effettivamente pensieri, emozioni, le parole che noi esprimiamo e il contatto con la natura, con qualcos'altro, qualcosa di più alto. Un altro bell'oggetto di cui noi disponiamo è il talento associato al potere. Chi segue i suoi talenti dispone di un grandissimo potere, si dice. Ora, in che modo questo diventa pratico in questo periodo? Noi adesso ci ritroviamo, chi più, chi meno, con molto tempo e un po' più di spazio a disposizione per far ritorno, come dicevamo prima, a quel centro della ruota che ci riporta verso noi stessi, ad andare ad indagare un po' chi noi siamo. Così come ci è stata data in dotazione questo corpo con il quale noi possiamo muoverci nel mondo, quel qualcosa che alberga all'interno di questo corpo e che tende ad esprimersi con facilità, può essere definito un nostro talento. Noi di solito associamo i talenti a qualcosa di artistico, ma in realtà talento è tutto quello che ci viene facile, è efficace e porta beneficio a noi stessi e agli altri. Voglio dire, anche una persona che è in grado di ascoltare ha un grande talento. Una persona che è in grado di organizzare ha un grande talento. Chi in situazioni di emergenza mantiene la calma e ha tutto sotto controllo ha un certo tipo di talento. Okay. Questo lo scopriamo ovviamente vivendo, cioè come facciamo, questa è una domanda che solitamente viene posta, come facciamo a scoprire quelli che sono i nostri talenti? Perché uno dice, beh, non so disegnare, non so ballare, non so cantare. Ok, ma cos'è che ti viene facile e ti dà gioia? Perché qualcuno potrebbe dire, beh, ma non so, mi viene facile stare sdraiato in giardino e leggermi un buon libro. Dovresti capire come questo possa essere messo al servizio e possa portare beneficio non solo a te stesso ma anche agli altri. Se è tuo, troverà sempre il modo di manifestarsi. Il potere che è correlato a questo, a questa manifestazione di un talento, si dice, o meglio, nel film Spider-Man dicevano, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. È vero. Nel momento in cui io sento di avere una certa capacità, io ne sono responsabile. Sono in grado di fare certe cose e non manifestarmi significa togliere un valore anche agli altri. Voglio dire, un Jimi Hendrix che avesse continuato a suonare nella doccia avrebbe privato tutta l'umanità della sua musica, per esempio. Quindi c'è una visione che dice che si commette un furto sociale nel momento in cui non ci si esprime per quelle che sono le proprie capacità. Io credo che sia vero. Ci sono persone in questo periodo, e lo vedo attraverso i social, che si sono veramente reinventate, slegandosi da quello che è l'identità che mostrano solitamente nel mondo là fuori, hanno riscoperto delle capacità che non credevano di avere. Anche magari banalmente con la tecnologia. Ecco, quello non è un mio talento, già lo dico. Però ci sono tanti che effettivamente hanno riscoperto delle parti di sé che sono molto più vicine a ciò che loro sono sempre stati e non se ne sono mai accorti prima. Capire come questo possa essere di beneficio a qualcun altro fornisce veramente un grande valore e un grande potere, il potere di far accadere le cose, proprio di realizzare le cose. Si dice, secondo il taoismo, che la vita
è in parte destino ed in parte missione. Quindi noi siamo, la sintetizzerò perché sennò qua andiamo veramente per le lunghe, però il destino è qualcosa che non si può cambiare. Cioè, noi siamo scesi su questa terra, nati in un certo posto, da certi genitori, in un certo momento storico, e quello non lo possiamo cambiare. La missione, invece, lì può essere raggiunta attraverso anche il libero arbitrio, quindi anche con strade diverse, ma è quella che ci spinge verso la realizzazione della nostra leggenda personale. E leggenda è un termine molto specifico, non è una soap opera, una leggenda, cioè per ognuno di noi è previsto che compiamo delle cose meravigliose. Magari non saranno mai riconosciute a livello mondiale, non diventeremo famosi per questo, ma ognuno di noi ha un compito. E trovarlo e scoprirlo, e lo scopriamo proprio attraverso i nostri talenti, Quindi quando ci viene facile qualcosa e questo qualcosa ci dà gioia, tosto o tardi ci metterà su quel cammino. E più noi resteremo su quel cammino, più avremo l'opportunità a questo concetto di talento e potere. C'è il terzo oggetto. Francesca, scusami, mi senti? Abbiamo perso l'ultima frase perché si è bloccato il video. No, che brutta cosa. Dio, non mi ricordo cosa ho detto. Ditemi con quale avete perso. Il riuscire a realizzare la nostra leggenda personale. Eri qua. Ognuno di noi è previsto compiere cose grandiose. Sì. Ognuno di noi ha un compito, trovarlo e scoprirlo. Ci metterà su quel cammino per cui avremo l'opportunità di compiere la nostra missione. Certo, esatto. Dopodiché, stavo dicendo, legato a questo concetto c'è un terzo oggetto, che è lavoro-dovere. Qua non a tutti piacerà, perché di solito viene associato con qualcosa di pesante ed impegnativo. Ovviamente una visione molto giapponese, io aggiungerei anche molto friulana della cosa. Il lavoro si dice nobilita l'uomo, ma ci ho ragionato poco tempo fa su questa frase. Secondo quella filosofia, quindi orientale, partendo dai taoisti e poi così addentrandoci più nello specifico nella visione giapponese, il re, quindi la massima figura autoritaria per quel tipo di cultura, viene definito come l'uomo realizzato, cioè colui che è il giusto ponte tra cielo e terra. Cosa vuol dire? Che coglie quelle che sono le volontà del cielo e le realizza, le compie, le manifesta su questa terra. Quando noi diciamo il lavoro nobilita l'uomo, significa che l'uomo attraverso il suo lavoro può essere quel re, quell'uomo realizzato. Purtroppo negli ultimi decenni, diciamo così, forse un po' a causa del benessere, è stato un po' storpiata la visione del lavoro, dove si associa molto il lavoro come qualcosa che ci consente attraverso la nostra attività di produrre un qualcosa e di ottenere un guadagno. Ecco, tanti si sono fissati sulla fase del guadagno, no? Quindi della ricompensa economica. E questo ha fatto un po' perdere quello che può essere invece il discorso che facevo prima, cioè quello del talento, del seguire i propri talenti, grazie alla propria struttura fisica anche, che veicola un certo tipo di informazione e che ci consente di muoverci verso quella che è la nostra leggenda personale di cui vi parlavo prima. Quindi l'ideale sarebbe svolgere un lavoro che sia molto in linea con quella che è la nostra missione, la nostra leggenda personale, così da riuscire a manifestare noi stessi. In realtà, tante volte potremmo anche svolgere un lavoro diverso, ma
manifestare i nostri talenti in un altro ambito. Ma questo non ha importanza. Sicuramente un altro aspetto del lavoro è quello di portare attenzione, di essere presenti in quello che facciamo. E lì ritorniamo al discorso di presenza, dell'essere nel qui e ora, che ci è dato dal nostro corpo, ricordate il primo oggetto. Il compiere il nostro dovere come esseri umani presuppone che noi siamo attenti, siamo presenti a noi stessi e rispondiamo a delle importanti domande. Quando noi impieghiamo il nostro tempo, che solitamente appunto per chi lavora è diciamo un terzo della nostra giornata, in quel tempo noi dovremmo dare un senso a ciò che noi facciamo. Dovremmo capire veramente, cioè il senso lo diamo noi. Tante volte non riusciamo a capire il perché facciamo le cose, salvo che non decidiamo a priori perché ci teniamo tanto alle cose che facciamo. Quali sono i nostri obiettivi, cosa vogliamo raggiungere, come vogliamo raggiungere. Allora ecco che qui subentrano quelle famose domande alle quali dovremmo rispondere e lì subentra il discorso del dovere. Posto che io e Rudy solitamente diciamo dobbiamo una sola cosa, dobbiamo morire. Quindi è vero, è quello, lo ribadisco come concetto. E anzi, quello è un buon metro di misura. Il fatto di sapere di dover morire, che è l'unica garanzia, l'unica certezza per tutti, nessuno è esente, va a ridimensionare tutta la nostra realtà e ci consente di dare un senso alle cose. Ecco che allora il fatto di dedicare del tempo a qualcosa non è tempo che io impiego, è spazio che io dedico, spazio della mia vita che decido di dedicare per qualcosa che per me abbia un senso. Dove voglio portare la mia attenzione? Su che cosa? Quali sono le mie risposte rispetto a delle domande che ogni essere umano è tenuto a fare? Un altro dovere dell'essere umano è quello di rispondere a quattro domande fondamentali. Chi sono? Dove vado? Come? E poi con chi? Tutto parte da questa grande domanda: chi sono io? Ecco che gli oggetti ci possono aiutare un po' in questo, perché intanto ho un corpo al quale, se posso portare attenzione, mi rendo conto di cosa posso fare con questo corpo, proprio anche come conformato, ma il mio personale. Cioè, se sono alto 2 metri, ma forse sarebbe furbo per me dedicarmi a delle attività per delle persone alte. Non che non possa fare altro, però insomma, evidentemente la vita mi sta dando un'indicazione, ok? Quindi, posso, per rispondere alla domanda del chi sono, portare attenzione a quelli che sono i miei pensieri, cioè che pensieri stanno circolando nella mia mente, perché su quelli anche posso avere un certo tipo di controllo o di potere. Okay. Quali sono le mie emozioni? Cioè è così che voglio sentirmi? Perché di fatto non è che le mie emozioni mi rappresentano, io non sono le mie emozioni, ma posso decidere come sentirmi, sempre. Quella è una libertà che ci viene garantita. Okay. Quindi io sono, e questo è per dare una risposta o per facilitare una risposta, ciò che io penso, ciò che io dico e ciò che io faccio. Tante volte noi non ci soffermiamo mai a dare queste risposte, o meglio, non ci accorgiamo di che risposta stiamo dando, perché pensiamo una cosa, ne facciamo un'altra e ne diciamo una terza. Attenzione, perché vi ricordo, il nostro corpo è uno strumento che veicola un certo tipo di informazione, di cui noi dobbiamo essere responsabili.
E questo lo sto dicendo perché è molto attuale, c'entra molto con questo momento che stiamo vivendo. C'è, non è per generalizzare, ovviamente bisognerebbe vedere i singoli casi, però facciamo molta attenzione ai messaggi che stiamo portando fuori. Il lamentarsi costantemente o delle parole, delle espressioni che sono distruttive anziché essere costruttive, portano fuori un certo tipo di messaggio e creano la nostra realtà, che se viene abbracciata da qualcun altro ha una certa influenza. Quindi è importante che noi poniamo attenzione a queste cose. Cioè, questo è il duro lavoro, che tra l'altro appare anche come uno dei principi del Reiki, lavora diligentemente. Cioè, il mio lavoro deve essere quello di portare attenzione a me stesso, alla coerenza con cui io mi muovo nel mondo e mi esprimo. Quanto del mio tempo voglio impiegare nell'esprimere certe cose? Quanto spazio della mia vita voglio dedicare nell'esprimere certe cose? Quanto spazio voglio dare per abbracciare la gioia, la bellezza, la serenità, la salute? Poi ci saranno altri due oggetti, adesso lascio la parola a Rudy che così chiarisce meglio e andrà in realtà ad approfondire e a tirare un po' le somme di questi primi tre che abbiamo affrontato. Avete delle domande su questo? Attendo un attimo. No, al momento no. Perfetto, ok. Bene. Rudy, ti cedo la palla sugli ultimi due. Gli ultimi due con magari un chiarimento, forse per chi non si è collegato dopo o non ha ben capito o realizzato quello di cui stiamo parlando oggi. Mm-hmm. È importante comprendere che questi oggetti, che sono cinque, sono sì insegnati in una tradizione che è quella del Reiki, ma derivano, hanno comunque delle radici molto profonde che attingono a piene mani da concetti che sono buddisti e shintoisti, che sono tipici del Giappone. Il Giappone ovviamente ha questo sincretismo, una situazione unica nel mondo tra shintoismo e buddismo. Ora il buddismo è molto abbastanza conosciuto, nominato, eccetera. Sullo shintoismo forse se ne sa un po' di meno. E in verità ci sono dei concetti molto molto tipici che sono assolutamente intrinsechi proprio nel tipo di cultura, nel tipo di pensiero che è quello shintoista. Ad esempio, il quarto principio è amore e bellezza. Dove c'è amore, c'è sempre bellezza come concetto. E qui bisogna fare spiegare un attimino un concetto in precedenza. Che cos'è? Prima dicevamo un attimino come questi oggetti possono essere utili in un momento come questo. Allora, c'è da capire una cosa. In tempesta, come fa il titolo un po' di questa serie di conferenze, non si prende decisioni. Cioè, in tempesta è il momento in cui è importante, in qualche modo, riuscire a prendersi, arrivare a riva, aspettare che in qualche modo tutto finisca e cercare di dare la migliore risposta possibile. In tempesta bisogna semplicemente capire come arrivare a riva e poi si guarderà un attimino, non si discute sul perché, chi l'ha mandata, da dove deriva, e non è importante. Sono tutte discussioni che si possono fare dopo, se dipende da Dio, se dipende dal governo, se è colpa mia, eccetera. In tempesta bisogna pensare di arrivare a riva e poi fare il conteggio di chi è rimasto e cosa è rimasto. E questo è molto importante, perché questi oggetti ti insegnano a vivere a darti degli strumenti pratici nel avere degli atteggiamenti mentali utili
da utilizzare proprio in queste situazioni. Nanshin Ritsumei, che è lo scopo finale del Reiki che citava prima Francesca, poi capirete perché li connettiamo con anche il prossimo concetto che è amore e bellezza, e il quinto che è cuore, mente, sincerità. Nanshin Ritsumei è quello stato che il nostro insegnante, il fondatore del Gendai Reiki, Hiroshi Doi, dice, lo descrive in questa modalità qua. È quello stato per cui tu sei così in pace nel tuo cuore e nella tua mente che anche se tu sapessi che domani finirebbe il mondo, in qualche modo sei tranquillo, in qualche modo sei in pace con te stesso, che è la migliore situazione auspicabile che si possa raggiungere. Questo stato di sentirti in pace con te, che sei alla fine stai facendo la cosa giusta nel posto giusto, ti senti la persona giusta e bene con te stesso, tale che dici ok, comunque sia, sto facendo quello che devo fare, di più non posso. Ed è uno stato importante, perché è lo stato guida. Cioè, quello stato per cui, alla fine, l'unica garanzia che tutti noi abbiamo è che in qualche modo tutto finirà. Cioè, questo è una cosa scontata per chiunque. Prima, dopo, nessuno lo sa. La cosa importante non è tanto questo, la cosa importante è cosa facciamo, come diceva Francesca prima, con il tempo che noi abbiamo. Ora, non posso decidere se c'è una tempesta, non posso decidere quello che mi accade nella vita, ma posso sempre decidere come rispondere. Questa è, ovviamente, questo è il mio grande potere. Ecco, uno di quei grandi poteri che possiamo applicare rispetto utilizzando i nostri talenti, è anche quello di dare la migliore risposta possibile a ciò che noi siamo. E quindi, come lo possiamo fare? Beh, ricordandoci delle cose che sono importanti. L'amore e la bellezza, ad esempio, sono concetti tipici del pensiero shintoista. L'amore è... Che cos'è l'amore? È un concetto importante. Ci sono scritti libri, poesie, filosofie e concetti su che cos'è l'amore, ma per quello che ci riguarda è qualcosa di molto concreto. È la gioia di sentirsi in unità. Ogni qualvolta tu ti senti in unità con qualcuno o qualche cosa, la gioia di sentirti connesso, lì c'è l'amore. Ed è l'informazione, sempre si dice nel concetto del Reiki, è l'informazione principale dell'universo, ossia l'universo è amore, ma inteso in un senso specifico, non è un termine in qualche modo sconnesso dalla realtà o melenso, eccetera, è qualcosa di molto concreto. Ogni qualvolta noi ci sentiamo in unità con noi stessi, con l'ambiente, con gli altri, lì non ci sentiamo a casa. Quell'informazione di interconnessione tra le cose, che è l'essenza dell'universo, perché alla fine l'essenza dell'universo è l'interconnessione tra le cose. E quando noi ci sentiamo in unità con noi stessi e con gli altri, ecco che noi funzioniamo al meglio delle nostre possibilità. Siamo la migliore risposta possibile che possiamo dare alla vita. La vita accade e tu sei la risposta. L'amore è quel tipo di informazione lì e va sempre di pari passo con la bellezza. E questo è un concetto tipico shintoista. Lì c'è proprio questo, c'è una parola, che questo termine che è in Giappone, che vuol dire proprio la commozione, mono no avare, vuol dire letteralmente la commozione per le cose belle. Quindi commuoversi di fronte alla bellezza, di fronte ai ciliegi che sbocciano, di fronte a un paesaggio della natura particolarmente coinvolgente. Perché dove c'è bellezza c'è amore? Perché ogni qualvolta noi osserviamo qualcosa di bello, qualcosa di che può essere un tramonto, può essere un paesaggio in riva al mare, un paesaggio montano, ma anche semplicemente una bella canzone, una bella musica, qualcosa che comunque ci evoca dentro sentimenti di bellezza, lì noi ci sentiamo in unità. C'è sempre stato dall'inizio della creazione, probabilmente, questo nostro desiderio, questo nostro farci rapire dalla bellezza. Perché quando troviamo qualcosa di bello, noi poniamo la nostra attenzione.
Quindi noi siamo letteralmente attratti dalle cose che ci affascinano. E dove mettiamo la nostra attenzione? Lì mettiamo il nostro amore. Quando qualcosa ci piace, noi diamo la nostra attenzione. Quando amiamo qualcuno, noi diamo la nostra attenzione. Ecco che noi, l'oggetto della nostra attenzione, diventiamo uno. Sentiamo connessi, sentiamo in unità. La bellezza, pensate, è uno stato così importante. Prima Alberto ha fatto un'apertura, una cerimonia di... per quello che noi andiamo a spiegare, no? Prima della nostra conferenza. Ecco che anche per i nativi americani il concetto di bellezza è molto importante. C'è un augurio per i nativi americani che la bellezza sia davanti a te, che la bellezza sia a tua destra, sia a tua sinistra, sia sopra, sia sotto. E questo concetto di bellezza loro lo descrivono come la comprensione, la consapevolezza di tutte le relazioni, cioè l'interconnessione tra le cose. Loro prima di ogni cerimonia dicono per tutte le mie relazioni. Per tutte le mie relazioni, di me con il mio corpo, con me stesso, con i miei antenati, con la mia famiglia, con la natura, con le altre persone, con il mondo. E dicono che quando noi perdiamo il senso di bellezza, quando perdiamo la strada della bellezza, noi ci ammaliamo. Che è lo stesso concetto che si descrive anche nella tradizione hawaiana. Loro hanno questa parola molto bella che è aloha, che vuol dire ciao, che è un saluto, ma che vuol dire anche amore. E la traduzione corretta, esatta di questo termine è amare è essere felici con. Quindi l'amore è la gioia della connessione. Esattamente come lo stesso concetto dei nativi americani. Vedete che lo stesso concetto vale anche nello shintoismo, quindi dove c'è bellezza c'è amore come inteso come senso di connessione. Ed è importante sempre trovare le cose belle. Noi abbiamo come esseri umani questa grande dimenticanza. Tutti abbiamo questa grande malattia che si chiama dimenticanza. Dimentichiamo le cose. Dimentichiamo perché scegliamo certe persone, dimentichiamo perché abbiamo scelto certi lavori. Dimentichiamo di trovare le cose belle perché le diamo per assodate, per scontate. Fino a poco fa abbiamo per scontato un sacco di cose. Abbiamo per scontato il fatto che abbiamo per assodato che noi siamo sani, abbiamo per assodato che siamo liberi, abbiamo per assodato che possiamo camminare, che in qualche modo possiamo fare quello che vogliamo, come se tutto fosse garantito. Ma niente è garantito in verità. Non lo è niente. Neanche la vita non è garantita. Ricordarcelo serve soltanto per dare il giusto prezzo e il giusto valore alle cose. Il lavoro a dovere, come aveva detto prima Francesca, è proprio questo, è ricordarti continuamente di non dare per scontate le cose, perché le cose non sono mai scontate, le cose si muovono sempre, la vita è sempre in movimento, casomai sei tu che sei rimasto fermo o che lo guardi, o che guardi le cose con gli occhi di ieri, ma la vita si muove e dovremmo sempre ricordarci di dare il giusto valore a tutto ciò che è bello, ritrovare le cose belle nella nostra esistenza. C'era per gli hawaiani una figura tradizionale che era il ricercatore di bellezza. Quindi in ogni famiglia, in ogni tribù c'era una persona adibita a trovare cose belle, che potevano essere oggetti, storie, fiori, e condividerli con il resto della tribù. O Ana, come chiamavano loro, quindi famiglie. E quindi c'è proprio intrinseco il concetto che la bellezza ti schiude il cuore. Ogni qualvolta ritrovi qualcosa di bello, che, insisto, può essere qualsiasi cosa, ti risenti a casa, ti rischiude il sentimento dell'amore, dischiude dentro di te il sentimento dell'amore e ti fa ritrovare il senso di appartenenza, il senso di unità con la vita. C'è l'unico modo per combattere, in qualche modo per rispondere, non è una questione di combattimento, a tutto ciò che ci succede intorno ed essere la migliore risposta che possiamo, ricordandoci sempre di ritrovare, di essere noi la migliore risposta possibile che possiamo. Il quinto concetto, quinto oggetto, è cuore, mente, sincerità. Questo è un concetto tipico shintoista.
cuore e mente vengono viste come un'unica entità. C'è questa parola che è Kokoro, che vuol dire proprio cuore e mente in unità. Questo è un concetto tipico nello Shinto, dove non si scindono il cuore e la mente. Secondo questo concetto dovrebbero essere sempre in unità. Ecco che lo shintoismo, che è, per cui è veramente, ho letto sotto che qualcuno diceva meriterebbero più approfondimenti, anche soltanto alcuni concetti. È vero. E lo shintoismo meriterebbe per essere descritto, per essere in qualche modo condiviso nel giusto modo, meriterebbe almeno tre quarti d'ora di apertura al concetto. Però, riassumendolo, lo Shinto è un atteggiamento verso la vita, soprattutto. Quindi è una serie di atteggiamenti verso la vita. Non sono neanche veri, non è una religione, così come non è il buddismo. Sono degli atteggiamenti verso la vita. Nello Shinto si dice che non esiste la cattiveria, esiste la dimenticanza. Non esistono leggi morali o precetti o comandamenti. L'unica cosa che viene richiesta è la sincerità di cuore e mente. Quindi che mente e cuore siano sempre connessi. Ed è una questione di coscienza. Quello che ti chiedono è, in qualche modo, non esiste giusto o sbagliato. Segui ciò che la tua coscienza ti dice. Fondamentalmente, riproporti la domanda, come ci diceva prima Franci, è questo ciò che sono? Non c'è bisogno che io ti spieghi se una cosa è giusta o sbagliata, perché se te la devo spiegare, in qualche modo ti sto valutando come se fossi un bambino spirituale, come se in qualche modo non riuscissi da solo a trovare quella che è la tua giusta strada. Il fatto che ti devo dare dei deterrenti indica il fatto che tu non ci arrivi da solo. Invece nello shintoismo non esistono comandamenti. Nello shintoismo si dice proprio questo: ascolta il tuo cuore. C'era una bella storia su questo, che è su questo concetto, che aiuta a comprendere un attimino che cosa si intende. Il Buddha, all'apice della sua carriera, un giorno incontrò un ladro. Questo ladro era il ladro più famoso della sua epoca. Tenete in considerazione che era come la Arsène Lupin, ok, dell'India. Un giorno si incontrano e questo ladro riconosce subito il Buddha e gli si avvicina e gli dice subito: guarda, io so chi sei tu. Tu sei il Buddha, sei un maestro illuminato e immagino che come tutti gli altri, quando saprai chi sono io, mi dirai che devo smettere di fare quello che sto facendo. Il Buddha gli chiede: io non so chi sei tu, che cosa fai? E lui, il ladro, risponde: io sono il più grande ladro di tutto questo paese. E allora il Buddha risponde e dice: guarda, io non ti dirò mai di smettere di fare quello che fai. È una cosa che... ma gli altri ti hanno detto così? E il ladro dice: tutti i maestri spirituali che ho incontrato mi hanno detto questo. E Buddha allora gli risponde e gli dice: io non ti dico di non fare quello che fai, ti chiedo solo questo. Appena prima di fare quello che tu vuoi fare, siediti in meditazione, sentiti in unità con te stesso e con l'ambiente, sentiti felice in connessione, sperimenta l'informazione dell'amore e poi fai quello che devi fare. Il ladro dice: solo questo, solo questo. Ok. Passa un mese, il ladro rincontra il Buddha sulla strada e gli dice: io non so che magia mi hai fatto, ma da quando ti ho incontrato non sono più riuscito a lavorare. E il Buddha gli risponde: io non ti ho fatto niente, raccontami, che cosa è successo? Beh, ogni volta prima di andare a rubare mi mettevo lì, meditavo, mi sentivo bene con me stesso e con l'ambiente, mi sentivo in armonia, sperimentavo il senso dell'amore e poi non mi interessava più. E allora il Buddha rispose: vedi, è la tua coscienza che ti ha guidato, non io. Ed è un po' questo il concetto di cuore, mente, sincerità, che in Giappone si dice Makoto no Kokoro, quindi Makoto, veridicità di cuore e mente, chiede soltanto questo. Cerca di darti la giusta risposta rispetto a chi sei tu, con tutti i tuoi pensieri, le tue parole e le tue azioni, e ogni volta prima di compiere un gesto chiediti: è questo ciò che sono? È questo ciò che mi rappresenta? È questo che sono io? E questo ti può aiutare, perché tu sei la risposta. In momenti come
come questi, non è tanto importante comprendere, appunto, come dicevo prima, chi ha fatto cosa, da dove comincia, da dove inizia, eccetera. La cosa importante in questo momento è chi voglio essere io rispetto a quello che vedo. Bisogna in qualche modo mettere in campo quelli che sono i propri valori, ciò che in qualche modo, ciò che siamo noi, quali sono tutte le cose in cui crediamo veramente, recuperarle e metterle assieme. E poci la domanda, rispetto a quello che vedo, chi voglio essere io? E soprattutto anche comprendere un concetto molto importante. Siamo tutti, vedo diciamo, molte persone molto agitate per un sacco di cose, perché non riescono a fare questo, perché non riescono a fare quell'altro. Ora, la vita accade sempre. L'importante è avere la giusta lucidità. Io so che l'altra volta che c'è stato un altro intervento con la Silvia Di Luzio, che aveva insegnato e in qualche modo trasmesso le tecniche dell'ATMAT e della coerenza tra cuore e cervello. Ho detto coerenza tra cuore e cervello. Lo stesso concetto che lo scintoismo propugnano dicendo cuore e mente. Questa coerenza tra cuore e cervello, questo stato in cui in qualche modo tu ti senti la persona giusta a fare la cosa giusta nel posto giusto, ti senti in armonia con te stesso e con l'ambiente, ti permette di essere lucido, ti permette, non cambierà quello che cadrà intorno, ma cambierà il tipo di risposta che tu darai, che è tutto ciò che tu puoi fare, ma è il tuo più grande potere. Nessuno può cambiare ciò che accade attorno, ma sicuramente può rispondere nel mondo migliore. Rispondere nel mondo migliore è qualche volta cambia radicalmente tutta la tua esistenza. In qualche modo sei più lucido, sai meglio dove andare, non sei più in modalità risposta automatica, ma sei in modalità, ok, cosa posso fare? Che tu la voglia o no, la vita accade. Le tecniche, tutte le tecniche, mi piace dire, compreso il Reiki. Qualcuno ci chiede ogni tanto che cosa è il Reiki per noi. Ecco, il Reiki per noi è una tavola da surf. Ma non sono tutte le tecniche. Le tecniche non sono la verità. Le tecniche sono strutture che ti permettono di veicolare un'informazione. Sono dita che indicano una direzione. Le tecniche sono la tavola che ti permettono di cavalcare l'onda quando l'onda arriva. Ma non cavalcano per te. Nessuno cavalca per te. Nessuno può respirare per te. Nessuno può guarire nessuno. Ci si può mettere nelle condizioni migliori per rispondere al meglio a quello che la vita ti dà. C'è anche un altro, riprendendo il concetto di prima, che è il primo principio, il primo oggetto che Franci diceva, corpo salute, anche questo è un concetto che viene ripreso anche, per esempio, dalla tradizione hawaiana, dove si dice che anche se tu sei malato, ma se hai l'aloha nel cuore, quindi l'amore, questo senso di connessione, sei vivo. E sei dai la migliore risposta che puoi. Ma se in verità se tu sei sano, ma se non hai allora nel cuore, non hai questo senso di connessione, è come se fossi morto. Cioè non basta essere vivi, non basta essere nati per essere vivi. Questo è un concetto anche shintoista, che si dice anche nel sufismo. I nativi americani dicono tendenzialmente che sono molte persone mai nate. Nel sufismo si dice che per nascere veramente, quindi per ascendere al cielo, bisogna nascere due volte, come gli uccelli. Quindi prima sotto forma di uovo e poi devi rompere il guscio per essere veramente vivo. E come si rompe il guscio di un uovo è molto interessante, perché il pulcino all'interno deve battere, con il becco dà un segno di vita, e allora la madre lo aiuta a rompere il guscio dell'uovo. Ma fin tanto che non sente quel rumore dall'interno, nessuno lo aiuta. Quindi so che siamo sulle 5, alle 6, anzi, ho visto l'orologio. Quindi, punto. Questi sono in riassunto un pochino i 5 oggetti, che sono niente altro che degli atteggiamenti, degli strumenti che possiamo ricordarci di utilizzare nella nostra esistenza, ma sono concetti universali, per questo abbiamo scelto di toccarli. Sono semplicemente degli oggetti che ci aiutano a ricordarci il giusto atteggiamento che possiamo prendere rispetto alla vita, che tanto, che li prendiamo o non li prendiamo, la vita accade lo stesso. Che ci piaccia o che non ci piaccia,
abbiamo comunque un tot numero di respiri assegnati alla nascita e quando li finiamo, moriamo. Dobbiamo imparare in qualche modo anche a lasciar cadere le cose, il senso di importanza personale che ci diamo, il senso di dare per scontate che certe cose dobbiamo averle. Non dobbiamo avere niente. Niente ci è garantito, ma finché siamo vivi abbiamo il dovere, in qualche modo, di essere la miglior versione, la più grande visione di ciò che noi abbiamo. E lo shintoismo ci dice questo. Ci dice, ci ricorda, e di conseguenza anche il Reiki, di che la cosa importante nell'esistenza è essere felici qualsiasi sia la condizione in cui tu sei. Perché comunque, se ti lamenti, avrai ragione. Se vuoi trovare motivi per essere felice, avrai ragione lo stesso. Ma in questo breve lasso di tempo, che tutti, per quanto possa essere più o meno lungo, percorriamo su questo mondo, almeno cerchiamo di essere le migliori versioni di quello che possiamo, cerchiamo di essere felici non come risposta, ma come scelta rispetto alla nostra vita. Bene, grazie Rodolfo, grazie Francesca per questo passaggio. Siete partiti dal Reiki fino ad arrivare allo shintoismo, passando attraverso lo sciamanismo Una. Tra l'altro c'era una domanda al riguardo, quindi non so se l'avevi visto, ma anche senza volere evidentemente hai dato, credo, qualche risposta a Nicola, che aveva chiesto come si relaziona il Reiki con lo sciamanesimo Una. Siete riusciti a creare una connessione interdisciplinare. Ma sempre, ecco, ci caratterizza molto questa cosa, noi piacciono le connessioni proprio. Bene, okay. Sono dita che indicano la stessa direzione, okay. Diciamo, in modalità diverse, come tutte le tecniche. Quindi, in fin dei conti, le tecniche sono convenzioni, non sono la verità. La verità è quello che le tecniche indicano. Non ce n'è una migliore di un'altra. Sono strutture che a noi servono per sperimentare un certo tipo di informazione. Bene, allora vi ringrazio molto per questo vostro intervento e chi lo sa, magari ci rivediamo dopo Pasqua. Dai, salutiamo e al prossimo giro, al prossimo viaggio. Grazie a tutti veramente per essere stati qua con noi, grazie. E grazie ancora Alberto. Grazie a voi.